capito. Quando me lo foto non lo fai più. Sì, c'è un elenco. Come no? Che riesce ad andare di mestiere, sono una persona che vive del rapporto con gli altri e che quindi insomma mi devo trovare quasi per forza bene con il regista con cui lavoro. Questa è una mia curiosità personale, il rapporto con Moretti, lo so che è una domanda che probabilmente ti fanno spesso, però perché Moretti è uno che incute timore, insomma, no? Reverenziale, ma anche perché insomma ha un carattere, lo dice anche lui, l'ultimo film probabilmente è anche un outing che lui ha fatto, no? Di questo suo caratteraccio. Invece com'è stato il rapporto con, che hai avuto con lui, anche dal provino, perché ho letto che tu hai un po' giocato ad astuzia, gli hai detto una cosa che lo ha colpito. Beh, no, io l'ho conosciuto, insomma, che ero... Ma poi non ero una ragazzina, insomma, avevo 19 anni, però devo dire che avevo una forma di curiosità rispetto a lui, che è la cosa che poi mi ha fatto andare al provino per la stanza del figlio, e allo stesso tempo di timore, cioè, insomma, lo sentivo un po' come una personalità comunque impegnativa. Ma è stato da subito molto simpatico con me, che è una sua grande caratteristica, insomma è un uomo di una grande simpatia anche, e quindi dal primo provino è stato così, molto, invece con me molto molto piacevole. Poi Nanni è una persona che appunto io ho conosciuto a 19 anni, abbiamo fatto La stanza del figlio, è un film che è durato, se non ricordo male, una cosa come 9 mesi tra una cosa e l'altra. Questo film che state per vedere hai fatto veramente una cosa speciale, perché proprio l'esempio adesso, se ci vogliamo legare alla primavera del cinema italiano, è un film che ha prodotto un mio carissimo amico che è Valerio Mastrandrea, e che è una persona che fa questo lavoro più che col cuore e con l'anima, quindi ha fatto questo regalo a Claudio Caligari, ma a tutti noi, perché vedrete la potenza di chi il cinema lo fa in un modo proprio profondo, dal basso, e ci sono due attori, su tutti i brani, ci sono due attori straordinari, che sono Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che veramente, cioè, altro che ci fanno ben sperare. Un buon film, una buona visione. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona primavera del cinema. Non potete, no. Perché se poi ci veniamo da Roma, ma non andare la senza...
da mostrare. E intanto benvenuti, buonasera, questa bella chiacchierata intensa come Jasmine Trinca, un'attrice intensa con questi occhi meravigliosi di fuoco, assolutamente eterei, perché spesso dicono che tu sia, ti do del tu, sia molto eterea, invece io ti trovo una donna molto mediterranea e molto carnale. Lo dico veramente perché se potessi avere la fortuna di dirigerti, penso, non conoscendoti però, mi trasferisce molto questa tua passionalità. Com'è passionale e assolutamente meraviglioso il lavoro di produzione che tu fai, e soprattutto complimenti per Anime Nere, voglio dire che è un capolavoro e rimarrà. Allora, la prima volta a Cosenza, Jasmine? No, la terza, con questo festival della primavera del cinema, e devo dire che insomma mi fa piacere tornare, perché ogni volta mi colpisce quando, anche se Cosenza poi ha diverse sale, quando c'è un'attività di cura e protezione del cinema italiano, che è assolutamente fondamentale, no? Perché ormai c'è una tendenza a lasciare soltanto a un mercato americano, un mercato spettacolare. Quindi il fatto che ci sia un festival così, che porta il film di Olivia, Anime Nere, in apertura, stasera il film di Claudio Caligari per la prima volta in Calabria, mi sembra veramente un regalo che bisogna, in qualche modo, di cui bisogna essere riconoscenti. Mi fa piacere essere qui. Non ti farò la domanda su Moretti, perché diciamo che è già ben raccontata. Invece ti farò una domanda sul cinema che tu vorresti fare, perché mi è piaciuto questo intervento rispetto all'umoralità, alle persone, alla convivialità e al rapporto umano, che era una cosa che apparteneva a un certo cinema fatto poi di produzioni anche abbastanza lente, per cui c'è bisogno con l'attore, col produttore, di un rapporto continuativo. Quale cinema ti piacerebbe fare in Italia? Ma ho avuto l'occasione di fare sia un cinema con produzioni, diciamo, grandi, con un dispiego di mezzi, questo in Italia ma anche fuori, e poi mi è capitato di lavorare con delle piccole troupe, di fare un cinema più raccolto, come il film di Valeria Golino. Questo modo di lavorare, dove veramente il gruppo è un gruppo, dove si è affiatati, penso questo sia stato anche il caso di Anime Nere, è il modo in cui mi piacerebbe continuare a lavorare, senza disperdere le energie ma restando concentrati e uniti. Quindi è credere profondamente nei progetti che si fanno e che si affrontano, e non fare il cinema tanto per apparire. Tu sei proprio una riservata, ma anche molto appassionata quando racconti, quindi la timidezza poi è bella se è così raccontata. E non ti chiedo niente del nuovo film, perché mi piacerebbe invece che tutti vanno al cinema e se lo vedono, ecco, così evitiamo. A me si perde proprio più della metà. Allora, intanto io spero che tu ritorni a Cosenza spesso, spero di vederti al cinema spesso, è un piacere vedere delle brave attrici lavorare, e sono stata contenta di essere venuta pomeriggio, e grazie per essere stata così disponibile. Salutiamo i calabresi. Ciao a tutti, ciao a tutta la Calabria, veramente, grazie della vostra ospitalità. Allora, parliamo di Anime Nere, una produttrice donna, già a me questa cosa mi entusiasma. Ma ti faccio una domanda tecnica: la produzione è sempre un problema nel cinema, più che altro la produzione esecutiva di un film, perché poi esistono diversi livelli di produzione, di questo si parla molto poco, ma i tavoli invece di discussione sulla produzione dovrebbero essere, diciamo, più aperti. Le società come si pongono rispetto ai progetti, al di là delle relazioni personali? È una domanda che mi è molto interessante, perché poi bei progetti magari ne capitano tanti. Oddio, è una domanda molto difficile, no, soprattutto la risposta sarebbe molto ampia. Io adesso non so, credo che ci sono diverse, cioè le società sono diverse, ci sono società più piccole, più indipendenti, società più grandi anche in Italia, quindi poi ovviamente ognuno si pone a seconda anche delle disponibilità e del cammino che intende fare, insomma anche un produttore ha un suo cammino più o meno specifico, no? Editoriale, di scelte. Credo sì, è vero, non si basa soltanto su il fatto che il progetto sia un bel progetto, nel senso ci sono una serie di cose. Allora, ti posso dire quello che magari ricerchiamo noi. Una delle caratteristiche fondamentali è che sia un progetto
internazionale il più delle volte, quindi che abbia un potenzialità di essere esportato, la possibilità di creare delle coproduzioni che sono sempre più importanti con altri paesi. Questa è sicuramente una cosa importante. E poi sicuramente si cerca sempre di più di fare film a costi abbastanza contenuti, perché ovviamente è difficile trovare finanziamenti, quindi insomma anche quello è un obiettivo. E poi sì, insomma, che siano storie, cioè noi, storie anche diverse tra loro, perché appunto non è che seguiamo, cioè adesso non abbiamo fatto Anime Nere, allora facciamo un solo film con questo, esatto, no, assolutamente, però insomma sì, storie che possano interessare a un certo tipo di pubblico, magari lavorare con autori che noi riteniamo insomma importanti, bravi, questo principalmente. Allora, intanto in bocca al lupo, è bello tutte queste donne, questa primavera del cinema ha aperto con tante donne, è veramente una bella cosa, è stato un piacere, una bellissima compagnia, andatevi a vedere i film, vediamo Anime Nere, vediamo il nuovo film di Jasmine Trinco ovviamente. Ciao, buona serata.